Andrea Balestrini e mi occupo di ricerca in questo studio che si chiama LAND. Noi abbiamo una comunità di circa 80 tra paesaggisti, architetti, pianificatori, ingegneri e agronomi e siamo distribuiti su 3 paesi europei, siamo in Italia, in Germania e in Svizzera, ma abbiamo progetti in tutto il mondo da circa 30 anni e abbiamo una missione comune che è quella di riconnettere le persone con la natura. Quindi, come vi dicevo, noi appunto ci occupiamo di paesaggio, di architettura del paesaggio e questo prende un po' le mosse da un documento fondamentale del 2000, che è la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze da tutti i paesi europei, che sancisce un cambio di paradigma soprattutto su due punti, cioè sulla definizione di paesaggio, che è proprio inteso come una determinata parte di territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni. Quindi c'è questa commistione tra natura e cultura nel concetto di paesaggio. E soprattutto il fatto che la convenzione riguarda non solo i paesaggi eccezionalmente belli dal punto di vista estetico, ma anche i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati. Questo è importantissimo perché le nostre città influenzano tantissimo il nostro stile di vita e quindi lo spazio pubblico ha anche il ruolo di andare a definire se i nostri comportamenti sono più o meno sostenibili e responsabili nei confronti dell'ambiente, ma anche nei confronti della società in cui viviamo. Quindi, perché noi lavoriamo con la natura? Perché la natura ci consente di ristabilire una scala umana nelle nostre città e di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che le Nazioni Unite si sono poste nel 2015. Probabilmente avrete visto in questi anni che questi obiettivi tornano sempre con grande frequenza perché sono un impegno che non solo le Nazioni Unite, ma anche le singole città si stanno prendendo entro il 2030 per raggiungere dei determinati standard ambientali. E questo ha animato in tutto il mondo un movimento che penso conosciate bene, che è quello dei Fridays for Future, quindi quest'azione contro l'inquinamento, contro lo sfruttamento eccessivo del nostro pianeta e un uso più responsabile delle risorse. Quello che noi facciamo è cercare di progettare città più resilienti al cambiamento climatico, ma soprattutto più vivibili per le persone che le abitano. Quindi il verde urbano, per esempio, è una componente fondamentale che consente di migliorare il clima nelle nostre città e quindi poi anche il benessere delle persone. Una cosa importante è anche considerare che la natura deve poter funzionare in maniera efficiente anche nelle città, quindi elementi come l'acqua e il suolo sono comunque importanti nel nostro lavoro. E un'altra componente importante sono le persone. La Commissione europea sta finanziando tanti progetti proprio sul tema della citizen science, quindi sulla partecipazione dei cittadini anche a temi tecnico-scientifici. Noi siamo coinvolti in due progetti che vedete qui e potrete poi andarvi a consultare sui loro siti, che proprio adottano la co-creation, quindi la partecipazione, come uno dei fattori fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Adesso vi mostro qualche immagine dei nostri progetti. Questa è la Piazza Gaiolenti a Milano, che magari conoscete, che è diventato veramente un punto di incontro a livello territoriale e soprattutto multigenerazionale. Questo è invece il Krupp Park a Essen, che è sorto su una ex fabbrica di acciaio, quindi un vero e proprio progetto di rigenerazione ambientale che oggi è diventato una comunità verde nel cuore della città. Il Parco dell'Ura a Lomazzo, questa è un'area che prima era un'area agricola ma abbastanza degradata, comunque di scarso valore ecologico, che è stata completamente riqualificata con questo progetto ed è uno spazio in cui in caso di esondazioni del fiume Lura, che scorre qua dove vedete queste file di alberi, può accogliere proprio queste acque di esondazione evitando che il territorio di Milano venga allagato. Probabilmente avrete notato che sempre più frequentemente, dopo forti acquazzoni, tutta l'area a nord di Milano si allaga per l'esondazione del Seveso, ma anche il Lura contribuisce in molti comuni dell'hinterland milanese a causare questi disagi. E
E quindi anche in questo caso, per esempio, questo progetto è diventato una comunità verde tra quattro comuni in cui le persone si ritrovano nel fine settimana proprio per andare a fare esperienza della natura. E non solo si fa esperienza della natura potendola vedere da vicino, ma ci sono anche nuovi abitanti di cui dobbiamo tenere conto e che per fortuna stanno tornando a popolare i nostri parchi. E qui arrivo al progetto di Mind, che prima è stato citato, il Milano Innovation District, che sorgerà e sta già sorgendo sull'ex area di Expo, in cui anche noi siamo coinvolti da circa 3 anni, e questa nuova parte di città avrà tutta una serie di funzioni per la comunità, per creare una comunità più sostenibile, più inclusiva e più integrata. Quindi sarà possibile fare esperienza di nuovi spazi urbani con attività che probabilmente oggi in Italia facciamo fatica a immaginare perché abbiamo ancora dei modelli molto tradizionali di città. E quindi si cercherà di integrare lo spazio pubblico con una serie di funzioni condivise e soprattutto con il verde, che diventerà una componente fondamentale per rendere più vivibile tutto il quartiere. Con questo chiudo e spero che abbiate modo di avvicinarvi un po' alla disciplina del paesaggismo perché è più che mai in questo periodo un fattore di dialogo, di confronto e che riesce un po' a far confluire il consenso pubblico su tematiche molto importanti come quelle del cambiamento climatico. Grazie a tutti.